Oggi la carità fa una povida cartona. No, devo essere più convinta. Vi prego, sono una disgraziata sbisognosa. Peraltro, ecco pure di esseri. No, Cettina, parlava sola. Stava facendo i prove generali di povertà. Sì, così se divento pure io una pezzente, senza più manco una casa, e poi in intervista, no, nel telegiornale, almeno sono allenata. Credibile, comazia. No, chi sei pezzente vera, Cettina. Voglio dire che sei brava a recitare. A proposito, come fa di preciso una sciazzata che domanda la lemosina nel marciapiedi? Ah, devo essere più disperata? Che fa più ovvia? Fatti la carità a una povera fallita che ci renderà un muro, un sbancomat! Meglio? Non c'è niente di fare, sono portata! No, per fare la pezzente, Cettina. Per recitazione sono portata. Sì, figlia, se non era mio marito Pippo che mi intruppa gli ali, a quest'ora ero una star. Ah, oh, figlia, non ero il prodo di Gedala Astura. Ero una star. Come a Pina Lollofrigida, come a Silvana Pompignini. Ma che capisci, maniaca? No, Cettina, ma quale porno star? Ma Cettina, che dici? Certo che sei una linfomane, figlia, peggio di una velina. Eh sì, è perché sei pure tu sciarpame certe volte. Non lo sai che è sciarpame? Senti, Bedda, catta di vocabolario Cincarello oppure telefonaci a Veronica per maggiori informazioni su Su Sciarpame e non mi telefonare più a mia, per favore. Ciao, Gioia, ciao. Il ministro tra i monti dice che oramai la crisi apocalissica finiu e che ora c'è la crisi quaresima. Che vuole dire? Vuole dire che di quando ci sono sti euro non c'è più una lira, Cettina. Ora però arrivavo su federalismo fiscale. No, è quello dei vecchisti. Sì, è fiscale. No, non aspetto nessuno, Cettina. Cettina, non c'è nessuno fiscale nel mio palazzo. No, Cettina, quando non c'è mio marito, io non faccio entrare a nudo nella mia casa. Ma no, che lascio la gente nel pianerottolo, figlia! Un federalismo fiscali! È quello che così ognuno ruba solo nella propria regione! Guarda, l'invidio ai miscimici che vivono ancora nelle case vecchie dopo il terremoto del 1928. E perché, beati a loro, non si accorgono di sta crisi, perché per loro la crisi cominciava 100 anni fa. Sì, che nel 2008 festeggiarono in pompa magna l'anniversario delle case vecchie. Ma ora ci fabbricano il ponte a sti baraccati. E certo che gli serve. Al TG4 hanno detto che è una opera eporcale. Sì, è fondamentale. Perché così sti baraccati poi lo sanno dove possono stendere tutta la loro biancheria. Parliamo di cose serie, Cestina. Sogno rovinata.
mio figlio Cicciuzzo si è ridotto che fa un posteggiatore allusivo e mio marito ha un lavoro santuario. Pregario. No, che pregano santuario, Cettina. No, Cettina. Non c'entra su Santa Rita in ta cassa. No, figlia. Parlava della processione agronomica. Ma quale processione, Cettina? Ma non c'entra Santa Rita in ta cassa, ti dissi. No, figlia, c'è la Grisi. Anzi, ce ne sono due. C'è la Grisi agronomica e la Grisi clisterica che mi fai vedere tu ogni volta che parliamo telefono. E quindi chiudo. Ciao, figlia. Insomma, Cetti, gioia, tu mi devi aiutare. È giunto il momento che tuo cognato mantiene le promesse elettorali. Sì, deve trovare un posto fisso a Ciccio, pure un uomo animatore etologico, un togano da spazzatura. Sì, pure un tagrettezza umana, un voi. Ma come tuo cognato è nudo mescato con niente, Cettina? Ma non l'hanno eleggiuto presidente di Guantiere? E allora è sicuramente ammanettato nel giro giusto, ne capemmo, Cettina? Non dico che tuo cognato è mafioso, gioia, no, Cettina, ti offendi subito. Fammi parlare! Cettina, ma sei emorroia oggi, figlia? Fammi parlare, gioia. Parlo di semplici raccomandazioni, di non male clientelismo, cose che un presidente può fare come vuole. Puro con piccole minacce. Cettina, non ti agitare, non dici che tuo cognato è un criminale, no, è la logica dei tocutesse e che funziona buruca messina. Tu mi dai una cosa mia, se no io ti rompo, io a me a tia, è giusto? E allora, ti prego, Cetti, guarda che va a finire che se non mi aiutiamo a Vicenza, tra di noi, non potremo arrivare manco a fini mesi. Chi ne sa un è fini mesi, Cettina? No, figlia, Grabiella, un viaggio di nozze, andavo a fiumi di mesi. Non cacciare discorso, figlia. Parla con tuo cognato presidente e dici mi ci fa arrivare a tutti noi del suo guantiere a sto finimici. Ma non lo so, me finimici. Il tuo è politico corrotto e lo sa di sicuro. Aspetta, Cettina, che mi suonano alla porta. No, figlia, non è un federalismo. Sì, ora c'è qualcuno per scali, ma non lo so chi è, Cettina. E cos'ugno, un mago Telma. Ciao figlia, ciao gioia. Ciao figlia, ciao, ciao gioia. Ciao, ciao. Arrivo. Che mi sto tautelando. Questa febbre stracomunitaria dei maiali. Ma chi sarà?